Ciao a tutti e ben ritrovati in questo episodio di Guida agli acquisti, la serie che illustra che cosa offrono i vari DLC dei nostri giochi preferiti. Questa volta tocca alla Resistance, terza espansione maggiore per Hearts of Iron 4, che ha portato con sé un grande rinnovamento per quella che è la gestione dei territori occupati, caratteristica che però è stata resa disponibile a tutti, anche a chi non lo ha acquistato. Noi invece qua vediamo quali sono le features bloccate con l'acquisto del DLC, esclusivamente quelle. Come sempre per cominciare partiamo dai paesi che hanno ricevuto dei focus tree nuovi, in questo caso sono la Francia, la Spagna e il Portogallo. Sono solo tre a differenza degli altri DLC, ma il focus spagnolo è decisamente esteso e si può quasi dire che conta per due. Allora, alla Francia è stato rinnovato il focus tree che già aveva, rendendolo ancora più esteso. Oltre ai rami industriali e militari, che sono comunque comuni a tutti i cammini, attraverso questi due focus si sceglie la direzione politica generale del paese. Si può comunque rimanere una democrazia sia che si scelga uno sia che si scelga l'altro, e da qui poi si può decidere se seguire la strada storica, alleandosi con gli inglesi, oppure di formare la piccola intesa e quindi l'alleanza con i paesi dell'Europa centrale. Scegliendo il focus di sinistra si sblocca il cammino comunista, che può essere sia indipendente sia alleato dell'Unione Sovietica, oppure anche entrare a far parte degli alleati in funzione antitedesca, mentre con il focus di destra si sblocca il ramo fascista o quello monarchico. Con i fascisti si può scegliere se allearsi con la Germania oppure creare un'intesa di paesi fascisti mediterranei. Con i monarchici invece ci sono tre opzioni. La casata d'Orléans trasforma il paese in monarchia costituzionale. Con i legittimisti si può tentare la via dell'unione personale franco-spagnola, mentre proclamando l'impero si fanno tornare i Bonaparte e sappiamo più o meno tutti che cosa voleva fare Napoleone e quali sono le sue mire di conquista. La Spagna riceve il focus tree più grande perché di fatto è diviso a metà. Nella parte sinistra ci sono i focus che utilizzeranno i nazionalisti, nella parte destra quelli dei repubblicani. E a loro volta ognuno di loro ha tre cammini possibili. Prima di vedere i focus però bisogna dire due cose. Uno, che la guerra civile è inevitabile. E secondo, attraverso delle decisioni che si possono prendere dalla solita schermata, si può influenzare dove e in che misura avviene poi l'insurrezione, e spendendo political power si può cercare di avere già un vantaggio ancor prima che le ostilità abbiano poi inizio. Ma tornando ai focus, i nazionalisti hanno tre strade. Quella storica con Francisco Franco al comando, quella in cui la falange, ovvero la componente di stampo fascista, prende il sopravvento, e quella in cui i carlisti, ovvero la corrente monarchica, ha la meglio. Attenzione però che solo scegliendo Franco si riuscirà a far andare tutti più o meno d'accordo, mentre le altre strade prevedono poi dei conflitti interni che possono sfociare anche in conflitti armati. I repubblicani devono gestire anche loro tre correnti, quella democratica, quella socialista e quella anarchica, anche qui con parecchie discordie e possibili sottoinsurrezioni. Non solo, si dovrà anche scegliere se accettare o meno l'aiuto dei sovietici, pur sapendo che questa scelta può avere un caro prezzo da pagare. Il terzo ed ultimo paese a ricevere attenzione è il Portogallo, anche lui con focus comuni e in modo simile agli altri ha diverse strade, la solita strada comunista più o meno dipendente da Mosca, il cammino neutrale, quello storico insomma, quello fascista e anche quello monarchico, o in questo caso azzarderei dire quasi imperiale, con la possibilità di ripristinare il trono brasiliano. E, più o meno comune a tutti, con alcune differenze, la possibilità di rimanere coinvolto in misura più o meno diretta nella guerra civile spagnola. La grande meccanica che però è stata introdotta con questa espansione è lo spionaggio. Ora ogni paese può istituire la propria agenzia di spionaggio, che può essere storica o inventata, potete dare la CIA, l'MI6 e così via, oppure dare un nome voi. Utilizzando le industrie civili si possono poi sbloccare diversi miglioramenti che determineranno il numero di agenti operativi che si potranno poi utilizzare, oltre che a sbloccare diversi bonus. Questi agenti operativi, che si possono chiamare spie per semplicità, possono essere mandati in giro per la mappa a compiere diverse missioni, come dare la caccia ai dissidenti, oppure fare pressione diplomatica per rendere più facile accettare degli accordi, o ancora, per esempio, costruire delle reti di spionaggio. Sì, perché se inviati in un paese straniero inizieranno a raccogliere informazioni e una volta ottenuto il livello adeguato, si potranno lanciare poi delle operazioni
molto utile, come il sabotaggio o il furto di tecnologie, ho visto il tema dell'espansione, il supporto vero e proprio ai partigiani. È stata aggiunta la schermata di intelligence e le informazioni dipendono dal lavoro svolto dalle vostre spie. Se il livello è alto, e quindi avete una buona conoscenza del paese bersaglio, potete anche arrivare addirittura a sapere la composizione delle singole divisioni nemiche, oppure il luogo in cui passeranno i convogli o dove sono operative le loro flotte. A questo proposito sono anche stati aggiunti gli aerei da ricognizione, si possono trovare nella scheda tecnologica aerea e servono anche a dare un bonus alle truppe a terra. Sempre nelle vostre agenzie di spionaggio, se è stato sbloccato il reparto di decrittazione, è possibile decifrare il codice nemico e una volta ottenuto si può usare per avere dei bonus molto buoni, molto forti, dura circa 30 giorni. Un po' come a simulare che il nemico si è accorto della breccia nelle informazioni ed è corso ai ripari cambiando il codice, nel qual caso dovrete semplicemente bucarlo di nuovo. Se si utilizza un paese non democratico, si possono usare le spie anche per gettare le basi per un governo collaborazionista che offrirà meno resistenza all'invasore, mentre se così non fosse, si possono usare le vetture corazzate, anche loro sbloccate dal DLC, per cercare di diminuire la resistenza negli stati occupati. È un elemento pensato più che altro per questo, per rendere più resistente la guarnigione e contrastare l'effetto dei partigiani. Ricapitolando, 3 focus nuovi per Francia, Spagna e Portogallo, le agenzie di spionaggio, le spie che possono compiere missioni e operazioni una volta stabilita la rete. Tra l'altro ci sono presenti anche delle operazioni storiche, tipo l'assalto agli stabilimenti di produzione di acqua pesante tedesca, per darmi un'idea. Non sono tantissime, ma ci sono. La decrittazione, il supporto ai partigiani, i governi collaborazionisti, gli aerei da ricognizione, le vetture corazzate e poi le solite relative musiche e grafiche allegate. La Resistance è uno di quei DLC che forse è passato un po' in sordina per via del fatto che il grande cambiamento, appunto, è stato reso gratuito, mentre lo spionaggio, che a prima vista può sembrare poi avere un impatto relativamente modesto, no? Solamente sono dei modificatori, mentre diciamo la ciccia del gioco sono comunque le battaglie terrestri. In realtà, dopo averlo provato e provare a disabilitare il DLC e a farne a meno, in realtà poi ci si abitua alle meccaniche introdotte e farne a meno risulta poi piuttosto scomodo. Senza contare i focus aggiunti, perché magari alcuni possono davvero interessarvi e sono anche, direi, comunque interessanti. Per il video comunque di oggi abbiamo concluso. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nella sezione dei commenti. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace di supporto al canale. Io come sempre vi ringrazio per la visione ed essere stati qui con me e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!